Buonasera a tutti, io sono Stefano Tolomeo, ho fatto questo percorso l'anno scorso, è stato un percorso molto interessante. Piccola parentesi, io mi occupo di produzione e logistica in questa azienda, ci lavoro da 12 anni, ho una buona dose di collaboratori di varia natura, quindi abbiamo dall'operaio, dal magazziniere, all'ingegnere gestionale giovane, alla persona più esperienziata. Quindi la varietà di persone con cui mi trovo a che fare ogni giorno è veramente ampia e complessa. Questo corso ha vari pregi, tante sfaccettature. Io vi racconto quello che mi ha dato di più personalmente. Quindi, se vogliamo dire, la cosa principale è che uno magari si aspetta di fare un corso docente-studente, quindi docente seduto, studente che prende nota e torna a casa. Se uno si aspetta un corso del genere, ha sbagliato tutto, perché questo corso ti mette in gioco. Dalle quelle 8 ore che si stanno qua dentro, e vi consiglio, se lo fate, di mettervi in gioco, perché vi aiuta a migliorare, vi aiuta a vedere i vostri limiti, vi aiuta a capire anche un altro punto di vista, perché abituati così al solito tran tram, alle proprie abitudini, ai propri schemi mentali, molto spesso non si capiscono gli atteggiamenti, i modi di agire di certe persone che ci lavorano a fianco ogni giorno. Quindi con il nostro schema siamo abituati a rimanere fossilizzati, magari continuare nello stesso errore ogni giorno. Quindi convinti che stia sbagliando l'altra persona, a volte non capiamo anche quali sono i nostri errori, quindi di approccio, di come porsi e di come affrontare un conflitto. E quindi fra tutti, diciamo, i corsi che ho avuto la fortuna di fare di formazione, quindi più tecnici e meno tecnici, questo è quello che umanamente mi ha dato di più, quindi mi ha permesso di crescere di più sotto questo aspetto, quindi sia con i miei collaboratori, ma soprattutto con chi mi circonda. Con i propri collaboratori siamo costretti a volte ad avere a che fare, perché senza di loro non potremmo portare avanti il nostro lavoro diretto, ma senza gli enti con cui ci dobbiamo interfacciare o saturamente o frequentemente, e se non riusciamo a instaurare dei rapporti e ottimizzare questi rapporti, non riusciamo mai a portare avanti il nostro lavoro nel migliore dei modi, il nostro lavoro è il lavoro dell'azienda. Questo, diciamo, è il primo grande aspetto. Il secondo grande aspetto è quello che ha proiettato prima, è il 360 gradi, una valutazione a 360 gradi, il feedback. Questo è interessantissimo perché noi abbiamo una visione di noi stessi, chi lavora con noi ha un'altra visione, chi sta sopra di noi ha un'altra visione, e soprattutto chi lavora attorno a noi, quindi che non deve rispondere a noi ma deve interfacciarsi con noi, ha una sua visione. E quindi è interessante avere questo feedback dalle persone per sapere, ok, io mi valuto, io do la mia valutazione, come dire, a 360 gradi su me stesso, e sapere se sono allineato e dove penso di magari di avere un mio punto di forza, in realtà viene vissuto dalle altre persone, anzi, come un punto di debolezza, o magari da migliorare, o critico addirittura. Quindi ha aiutato molto, è stato anche un punto di riflessione, perché chiaramente queste valutazioni non finiscono, come dire, in un cassetto, ma siamo spronati a confrontarci con i nostri responsabili, i nostri collaboratori e i nostri pari livello, per capire appunto come migliorare in questi aspetti. Quindi questi, diciamo, sono i due macro elementi su cui dovessi dire consigliere di fare questo corso. E poi chiaramente c'è il coaching. Quindi, arrivati quasi alla fine di questo percorso, abbiamo avuto un po' di nozioni tecniche, un po' di formazione personale, andiamo a fare una serie di puntate dove siamo one to one, si usa dire. Quindi andiamo noi personalmente con il nostro coach, presentiamo dei nostri casi, attenzione ai casi che possono essere lavorativi come non solo, perché è solo una questione di come ci si deve approcciare nella vita e come affrontare un problema. Quindi anche con queste 3 sessioni personali si sviscerano, si va a fondo di queste problematiche, e si torna a casa e ci si ragiona su e si prova a mettere in pratica, a volte con risultati migliori rispetto alle attese, a volte con risultati peggiori rispetto alle attese, quindi magari si riproverà con altre tecniche. Comunque di sicuro un valore aggiunto c'è in questo percorso.
Poi chiaramente si può migliorare, perché Enrico, finito questa, questo mio discorso, mi segna e quant'altro. E questo brevemente è un po' quello che è stata la mia esperienza. Grazie.